Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Angelo e oggi parliamo di profili a basso numero di Reynolds. I profili a basso numero di Reynolds possono essere, ad esempio, le palette delle eliche di un quadricottero, o le ali di un drone ad ala fissa, o ancora le palette di una turbina. Su internet si possono trovare un'infinità di articoli, guide, tutorial su come scegliere opportunamente l'elica giusta per il proprio modello. Quindi vi parleranno di come scegliere il diametro dell'elica, piuttosto che il pitch, o ancora il materiale di cui è fatta l'elica, o il numero di pale di cui è composta l'elica. Giustamente, seguendo alla lettera questi consigli, è possibile arrivare a selezionare l'elica migliore, quindi quella che ottimizza le prestazioni, in riferimento al proprio modello. Ma la domanda che ci facciamo oggi, siete sicuri che quell'elica che avete ottimizzato sia effettivamente efficiente? Che cosa vuol dire efficienza di un profilo alare? Quanto ne sapete quindi di aerodinamica di profili a basso numero di Reynolds? Un profilo a basso numero di Reynolds si differenzia rispetto a un profilo ad alto numero di Reynolds principalmente per quattro caratteristiche. Una, prima di tutto, le dimensioni caratteristiche. Quindi, se stiamo considerando un profilo alare, ovviamente è la corda del profilo. Nel caso di un quadricottero commerciale, un Mavic piuttosto che un Phantoms piuttosto che un Parrot, avremo delle eliche con una corda nell'ordine di grandezza dei millimetri, delle decine di millimetri. Mentre, ovviamente, se consideriamo un elicottero da combattimento, un elicottero da trasporto, la corda del profilo sarà dell'ordine del mezzo metro, comunque nell'ordine dei decimi. Queste differenze le si possono anche trovare confrontando ad esempio l'ala di un UAV e l'ala di un aereo da turismo, un aereo da trasporto, perché appunto stiamo parlando di profili alari, quindi possiamo considerare l'ala, possiamo considerare la paletta di un'elica, la paletta di una turbina e così via. Il secondo fattore su cui possiamo andare a discutere è la velocità con cui il flusso investe il profilo alare. Ipotizziamo, ad esempio, di scegliere il profilo alare dell'elica posizionato al 70% del raggio dell'intera elica. Perché ovviamente la velocità con cui il flusso viene investito dipenderà dalla velocità di rotazione e dal raggio dell'elica. Conoscendo questi due valori, velocità di rotazione, raggio del rotore del drone e del rotore dell'elicottero, possiamo calcolare la velocità con cui è investito il profilo, appunto lontano il 70% dell'intero raggio dell'elica. Quindi se l'elica è lunga un metro, il profilo che stiamo analizzando si troverà a 70 centimetri. Per quanto riguarda gli altri due fattori, quindi densità e viscosità del flusso, poiché sia il drone che l'elicottero volano all'interno dello stesso flusso, dello stesso fluido, l'aria, densità e viscosità non cambieranno. Calcolando il numero di Reynolds, quindi per entrambi i casi, se volete approfondire l'argomento numero di Reynolds, ho fatto un video apposito che vi consiglio di guardare. Velocemente, richiamando la formula del numero di Reynolds, appunto avremo che il numero di Reynolds è calcolato come il prodotto della densità del flusso per la dimensione caratteristica, che in questo caso è la corda del profilo, per la velocità con cui il flusso investe il profilo, diviso la viscosità cinematica. Calcolando il numero di Reynolds nei due casi, otterremo un ordine di grandezza molto differente e quest'ordine di grandezza è caratteristico di uno o dell'altro caso. Mi spiego meglio. I grossi aerei da trasporto avranno su per giù un numero di Reynolds uguale. Non parlo del valore preciso del numero di Reynolds, parlo dell'ordine di grandezza. Quindi velivoli come ad esempio un A380, un Boeing 747 avranno un numero di Reynolds posizionato in un determinato range. Questo range va da 10 elevato alla quinta fino a 10 elevato alla settima. Viceversa, tutti i modelli, diciamo, radiocomandati, quindi droni ad ala fissa, quadricotteri, modelli di piccole dimensioni,
hanno un numero di Reynolds che rientra in un range compreso tra 10 alla terza e 10 alla quinta. Il comportamento del flusso attorno al profilo alare cambia radicalmente a seconda che ci si trova in un caso o nell'altro, quindi ad alto numero di Reynolds o a basso numero di Reynolds. Il problema qual è? Il problema è che per quanto riguarda gli aerei di grandi dimensioni, quindi appartenenti ad un range di numeri di Reynolds compresi tra 10 alla quinta e 10 alla settima, l'interazione del flusso con un profilo alare, quindi il comportamento di un flusso a questi numeri di Reynolds, è ben studiato a partire dagli anni 20, gli anni 30. Quindi i dati riguardanti il comportamento del flusso attorno a una grande serie di profili sono già stati ben studiati sia dal punto di vista sperimentale sia dal punto di vista numerico attraverso tool aerodinamici. Quindi per gli ingegneri, per gli addetti ai lavori, è relativamente semplice poter scegliere il profilo che si adatti meglio alle esigenze della missione o ai requisiti. Per quanto riguarda invece i profili a basso numero di Reynolds, gli studi non sono così abbondanti come nel caso dei profili ad alto numero di Reynolds, perché l'interesse pratico nel determinare il comportamento del flusso attorno a questo profilo è nata, quindi l'esigenza è nata non da moltissimo tempo, quindi gli studi sono abbastanza recenti. Certo, si trovano degli studi come ad esempio quelli di Tani a partire degli anni 60, ma ovviamente erano volti più alla ricerca scientifica che all'applicazione pratica. Inoltre, c'è da dire che il comportamento del flusso attorno a un corpo quando il numero di Reynolds appartiene a questo determinato range, quindi tra 10 alla terza e 10 alla quinta, è difficile sia da individuare attraverso degli esperimenti, poiché le grandezze, ad esempio, in gioco sono molto piccole, ma anche dal punto di vista analitico / numerico, risulta abbastanza complicato andare a predire il comportamento appunto del flusso. Quello di cui si è certi è che un profilo a basso numero di Reynolds è di gran lunga meno performante rispetto allo stesso profilo calcolato ad alto numero di Reynolds. Per vedere questo utilizziamo il software di analisi aerodinamica bidimensionale open source, tra l'altro Xfoil, e andiamo a comparare uno stesso profilo a due diversi numeri di Reynolds. Non vi preoccupate se non conoscete questo tool o se ne volete sapere di più, ho preparato un video apposito, un semplice tutorial molto rapido di utilizzo di questo software. Quello che ci interessa ora in questo momento è semplicemente confrontare i due diversi risultati. Il profilo utilizzato è un NACA 0012, calcolato a numero di Reynolds 6 milioni e 70.000. con un angolo di incidenza di 2 gradi in entrambi i casi. Come potete vedere, sebbene il coefficiente di portanza registri un leggero aumento nel caso di profilo a basso numero di Reynolds, questo non è sempre vero, è un caso dettato dal filo utilizzato in questo caso, dall'angolo di incidenza, generalmente non è sempre vero che il coefficiente di portanza aumenti al diminuire del numero di Reynolds, anzi il contrario. Ma comunque l'aumento è contenuto, a differenza del coefficiente di resistenza che aumenta anche di un ordine di grandezza in questo caso. Quello che è importante comunque è l'efficienza dell'intero profilo. L'efficienza è calcolata come il rapporto tra portanza e resistenza, o in modo analogo, utilizzando i coefficienti adimensionali, tra coefficiente di portanza e coefficiente di resistenza. Bene, come possiamo vedere, l'efficienza del profilo a basso numero di Reynolds è inferiore di circa il 40%. Inoltre, se osservate bene le immagini, possiamo vedere una differenza nell'andamento del coefficiente di pressione. Innanzitutto, la linea tratteggiata bianca rappresenta il coefficiente di pressione nel caso di flusso ideale, quindi la viscosità non è considerata. Non esiste un numero di Reynolds, ovviamente il flusso appunto è ideale. Introducendo la viscosità, quindi introducendo il numero di Reynolds, possiamo osservare che nel caso di numero di Reynolds pari a 6 milioni, l'andamento del coefficiente di pressione, che è rappresentato in giallo per il dorso e azzurrino per il ventre, sebbene raggiunga valori differenti rispetto al caso ideale, ha un andamento analogo.
cosa che invece non succede nel caso di profili a basso numero di Reynolds, soprattutto sul dorso. Vediamo che nella seconda metà del profilo, quindi verso il trailing edge, si assiste a una sorta di plateau nel coefficiente di pressione, ovvero la curva non segue l'andamento che aveva nel caso ideale, ma registra una sorta di plateau, appunto. Il coefficiente di pressione in quella regione sul dorso tende a rimanere quasi costante. L'altra cosa che possiamo notare da queste immagini è che le due linee che lambiscono il profilo, gialla e azzurrina, sarebbe lo strato limite, di cui anche qui potrete trovare maggiori informazioni nel video che ho preparato. Lo strato limite, come potete osservare, è più o meno aderente rispetto al profilo nei due casi. In particolare, ad alto numero di Reynolds, lo strato limite si va quasi a confondere con il profilo, quindi risulta molto attaccato. Si nota neanche una distanza tra la superficie del profilo e lo strato limite che la lambisce, cosa che invece è percepibile nel caso di profilo a basso numero di Reynolds. Possiamo osservare che lo strato limite in pratica è più spesso. Perché quindi, ci chiediamo, le prestazioni sono così degradate nel caso di profilo a basso numero di Reynolds? I motivi risiedono principalmente nello strato limite e gli effetti sono quelli che abbiamo osservato nel coefficiente di pressione. Non vi preoccupate, analizzeremo nel dettaglio cosa succede al flusso attorno al profilo nel caso di basso numero di Reynolds nella seconda parte di questo video. In questo primo video volevo semplicemente raccontarvi, esporvi il problema che affligge questi profili, il fenomeno che qui accenniamo e che spiegheremo, come dicevo, nella seconda parte di questo video, è il cosiddetto laminar bubble separation. A seconda del tipo di profilo, della rugosità del profilo, dell'angolo d'attacco che ha il profilo, della tipologia di flusso, ovviamente, lo strato limite che abbiamo accennato in precedenza può staccarsi o meno dalla superficie del profilo. Per quanto riguarda i profili alari utilizzati negli aerei convenzionali, lo strato limite a un certo punto si stacca dalla superficie del profilo, ma il distacco solitamente avviene dopo che lo strato limite ha transitato dal regime laminare al regime turbolento. E come dicevo, questo tipo di aerodinamica è ben conosciuta e studiata. Nel caso di profili a basso numero di Reynolds, invece, il distacco della corrente, quindi dello strato limite, avviene molto vicino al bordo d'attacco, quando il regime del fluido è ancora laminare. In questo modo, come vedremo meglio in seguito, si vengono a generare le cosiddette bolle di ricircolo. Quindi le performance, in poche parole, sono peggiorate poiché il distacco anticipato dello strato limite ha in qualche modo perturbato la geometria che era stata scelta per quel profilo, quindi che doveva garantire una certa portanza, una certa resistenza. Il flusso quindi non seguirà più quel profilo, l'andamento di quel profilo, poiché distaccandosi evolverà in modo diverso rispetto a come era stato pensato il profilo. Per questo motivo, quindi, le prestazioni non possono essere uguali al caso di alto numero di Reynolds, in cui per un tratto maggiore lo strato limite rimane attaccato al profilo. Questo, quindi, in termini pratici, in cosa si traduce? Semplicemente vuol dire che per generare una determinata portanza, ad esempio la forza dell'elica necessaria a mantenere il drone in hovering, è necessaria una potenza molto maggiore rispetto al caso in cui quel profilo si trovasse ad alto numero di Reynolds. Nella seconda parte del video vedremo, come ho detto, più in dettaglio quali sono le cause e gli effetti del fenomeno delle laminar bubble separation. Per ora io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ad iscrivervi al canale, a seguire i miei video e vi prego anche di commentare con vostre idee, vostri spunti, vostre critiche, quello che volete, insomma, in modo da magari costruire un dialogo costruttivo e confrontarci su questi argomenti che a mio parere sono molto interessanti. Quindi per ora vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buona serata.